Grandi e piccini di Motta Sant'Anastasia sono stati contagiati quest'anno dallo spirito allegro di un'edizione del Carnevale che ha visto il coinvolgimento delle scuole e della Proloco, oltre che di ospiti molto attesi nella cittadina, come Giuseppe Castiglia, Nunzio Stancampiano, Anna Laura Princiotto nella serata di ieri e sabato scorso Mariuccia Cannata. L'amministrazione comunale di Motta non ha temuto la concorrenza a pochi passi dell'affermato Carnevale di Mister Bianco. Fuori dalla logica dei paragoni, naturalmente, il piccolo centro etneo ha comunque voluto regalarsi qualche serata in piazza e per le strade con i più giovani vestiti in maschera e i più grandi a godersi una serata diversa dalle solite. A parte il periodo del Covid, che naturalmente è stato fermo tutto, da quando ho l'onore e il piacere di poter essere sindaco in questa straordinaria comunità, abbiamo sempre festeggiato il Carnevale, quindi ogni anno cercheremo di fare sempre meglio. Ringrazio l'assessore, ringrazio tutti i consiglieri che si sono adoperati, sicuramente naturalmente i consiglieri di maggioranza che sostengono questa amministrazione, che si sono adoperati e hanno cercato di colmare quella che può essere questa mia piccola assenza a causa di impegni istituzionali. Abbiamo voluto, insomma, far partecipare un pochino tutti quanti per appunto far sorridere tutti, dai più piccoli fino ai più grandi. Abbiamo iniziato appunto con la sfilata della scuola, i bambini sono divertiti, ringrazio le famiglie, la scuola, il preside, la vicepreside, la Proloco il sabato pomeriggio ha fatto i giochi in piazza, i bambini sono divertiti tutti quanti, il sabato sera con Mariuccia Cannata, Pipitonella in arte, ci siamo divertiti tantissimo e questa sera appunto con, per concludere in bellezza con Giuseppe Castiglia e Nunzio Di Amici per le teenager, diciamo. Quando si tratta di farsi una risata, di vivere il carnevale, sicuramente non può mancare Giuseppe Castiglia. Sì, insomma, mi hanno chiamato per quello, quindi sicuramente è perché vogliono farsi due risate. Poi ovviamente non ci sono solo io, perché ci sono due talenti siciliani famosissimi, una da Ti lascio una canzone, ovvero Anna Laura Princiotto, e poi il mitico Nunzio Stancampiano, Carusi, l'uomo più amato della Sicilia in questo momento, cioè le donne escono pazze per lui, io esco con lui il sabato, mi chiedo a Ciacca, capito? Per quello. Quindi questa sera a Motta Sant'Anastasia, grande spettacolo per chiudere questo meraviglioso carnevale. Sono abbastanza soddisfatto di tutto quello che sto facendo, penso che sia una cosa nuova e un'avventura bellissima quella che sto vivendo. Sono felice e me la sto godendo come un normale ragazzo di 20 anni.